No, la parte più bella! Ragazzi, ragazzi, posso diventare il T-Rex con i baffi! Il T-Rex con i baffi! No! In questo gioco possiamo trasformarci in tutto quello che vogliamo! In un Goomba, in un Oompa Loompa, in uno strano cosetto, in anche questo! Ora voglio trasformarmi anch'io! Ora mi concentro! Sono rimasto Gabby? Vabbè, io mica mi faccio dei funghetti allucinogeni. Sono la gente qui, Gabby, e bentornati su Mario Odyssey. Dico bentornati perché questa serie l'avevamo già fatta molto tempo fa, però mi è tornata voglia di giocarci dato che non siamo mai riusciti a finirla. E che ne dite se magari la finiamo ora assieme nel 2022? Cavolo sì! Quindi proviamo Mario Odyssey con una nuova partita nel 2022. Nei cieli sopra il castello di Peach. Principessa! No! Oh cavolo! Mi ha fatto male Bowser, mi ha detto... Mi sta per spuntare una palla di fuoco nel cubo! Cavolo! Oh no! Oh no! Cavolo, siamo già alla boss finale! Cioè, inizio il gioco e già boss finale! Io avevo capito un rutto, poi... Mario! La principessa in un altro castello volante! E adesso però noi avremo un nuovo potere. Un potere... No! Il cappello normale non c'è più, giustamente. Il cappello di Mario è andato. Mamma mia, questo vecchio bacucco! Sì, ma... È brutta come cosa. È veramente... Cioè, che figli possono uscire tra Peach e Bowser? Che strano incrocio maledetto può uscire! Maronne! E mi ha strappato tutto, quindi Mario non ha più il suo cappello! E questo è un grosso problema. Ma Cappy ha preso il resto. E forse si può fare qualcosa. Bene, bene! Ok, mi piace! 10! Uno dei giochi più belli di Mario. Cioè, ragazzi, perché non l'ho giocato fino in fondo? Ed eccomi qua, nella landa desolata. It's a me. Le dune della sofferenza. Guardati attorno. Wow, ma che posto stravagante è questo. Ehi, ehi, svegliati Mario. Ahoo! E che bello. Ok, no, ok. Dobbiamo seguire Cappy. Dobbiamo seguire il magnifico Cappy che mi dà le robe. Bra, bra, bra. Ormai tipo lo hanno anche moddato sto gioco. Puoi essere praticamente Luigi. Quasi quasi. Fatemi sapere se volete che mi moddo la Switch per diventare Luigi Odyssey. Vabbè, quindi... Ma volevo diventare una di queste rane volendo. Posso? Aspetta che gli rubo il cappello. Perché sotto il cappello nascondevano gli risparmi di una vita queste povere rane. Arriva Mario in un giorno, gli ruba tutte le monete. Sei uno di loro? Ma siete voi uno di loro? Io non so chi siete. Devo rimpararmi tutti i tasti, santa mano. Ah! Scusa se prima sono scappato via. Il fatto è che mi spavento facilmente. Certo, hai fatto una bella caduta. Ti trovi nel regno del cappello. Siamo attaccati dallo stesso mostro. Ce l'aveva anche con te. È come se ciò non bastasse. Ha anche rapito la mia sorellina. Cappina! Oh no. Cosa ha fatto? Ero sul punto di salire su una delle nostre navi per dare la caccia a quel mostro. Questi fantasmi ci hanno fatto loro, Ma sfortunatamente sono state tutte distrutte durante l'attacco. Oh no, Izza mia. Ma pensarci bene, nel regno qui vicino dovrebbe essercene una vecchiotta, ma ancora funzionante. Potremmo raggiungerla dalla cima della torre cappello se riuscissimo a superare i tirapiedi di quel mostro. Stavo pensando, e se unissimo le nostre forze, in fondo abbiamo un obiettivo comune. Insieme potremmo riuscire a salvare la mia sorellina e la tua amica. Capisco, capisco tutto, non capisco un tubo. Vabbè. E adesso lui... Beh, no. Come on. Come on.
Non è il tuo stile? Che ne dici di questo? Oh! Che magia, sti fantasmi! Cappi il cappello parlante! Gabby Cappi! Cappi Gabby! Super Cappi Mario! Hai stretto amicizia con Cappi! Yeah! Prova a lanciarmi con Y! Bellissimo, veramente bellissimo. E se lo metto sopra lui? No, loro hanno già un cappello. Chi ha già un cappello non può venire. Però qua posso tirarlo il cappello. Sì, che mi dai le monete tu. Mi dai le monete. Posso anche agitare il Joy-Con. Spacchiamo qua. Maronne. Ok, però facciamo così, che qua c'era tanto oro. Mi ero dimenticato che possiamo anche tenere premuto per rompere le casse. Ok, ok. Vabbè ragazzi, stiamo facendo... i gabbianelli! Grandi, anche qua hanno un cappello i gabbiani. Beh, adesso ragazzi è l'ora di uscire da sto mondo e fare faville. Mamma mia se mi scivolo qui. Mamma mia se mi scivolo. Volevo scivolare, ma niente. Mamma mia, che bello! I Goomba Goomba! I Goomba Goomba! Orco cane! Bellissimo! Non so, succede qualcosa se rompo tutti i poster. Beh, ogni poster nasconde qualche moneta, quindi... Ragazzi, le collezioniamo tutti, frega niente, eh! Lanciami contro quella porta, l'apriamo così. Ok. Cioè, la cosa più bella di sto Mario è il poter prendere possesso dell'anima dei nemici. Proprio è una Mario Genocide questa, e ora vedrete. Ora vedrete. Mamma mia. Allora aspetta, non fammi usurpare. Mamma mia, Mario credo che ormai sia diventato multimiliardario incredibile. Con tutte le monete che raccolgo in tutti i giochi. Assurdo. Sì. Ma dimmi perché, ma dimmi cosa sta succedendo. Questo è Mario quando si fa 10 funghetti allucinogeni. Di fila però. Lui vede così. Ma forse vede così tutto il giorno. Forse è costantemente sotto effetto di troche pesanti. Ma il mondo delle rane ci ha fatto capire che noi siamo... Siamo davvero una rana! Mario drogheggiante! Ho catturato una rana! E ogni mostro ha il suo potere, quindi come rana in teoria dovrei poter saltare altissimo e prendere molti più monete. Tipo mi metto qua sotto e vai baraboing e le prendi. Poi vai sopra qua. Ok, bene. Con L più Y scatti. Quindi ho anche il potere di andare più veloce. Quindi non è affatto male. E poi ci sono altri Goomba Goomba, che però i Goomba Goomba non possono essergli Goomba Goomba. Però la rana automaticamente gli salta in testa. Ha il potere di andargli automaticamente. Le dieste! Bello, bello fiero! Bello, 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 fiero, bello, fiero. Qua ci sono altre rane. Salve amiche! Datemi tutti i vostri averi. È arrivato Mario mafioso. Italiano. Qualche origine mafiosa, qualcosa di mafioso ce l'ho. Mi spiace. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Super Mario, Mario idraulico. Un cuore! Ok, ok, dai. Progressi aggressivi. Progressi aggressivi. E se voglio anche prendermi la chest, posso tornare alla normalità. Povera rana che praticamente l'ho trattata malissimo. Ma ehi, it's a me! Ho 6 bellissimi cuori di ghiaccio. Ma quanto lo stiamo potenziando? Mario diventerà il magnate delle 7 isole. Credo che qua abbiamo preso abbastanza. Si torna a casa, Alessi. Oh no, no, cavolo. Aspetta, fammi prendere un checkpoint. Nel mondo del cappello è tutto oscuro. Tutti sono nascosti da cappelli. In giorni come questi bisogna stringere i denti e andare avanti. Puoi fare qualcosa per aiutarci, ti prego. Chi è responsabile di tutto questo? Sono così spaventato che non riesco a muovermi nemmeno una fodera. I tirapidi orecchiuti del mostro sono ancora sulla torre capello. Ti prego, fai attenzione. Ma voi, sentite, siete voi che avete perso la battaglia. Io sono tornato più forte che mai. Blim 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 blim. Grazie, grazie. Eccoli qua. L'allegra compagnia. Allegra. La triste. Tristissimi tutti. Fate tutti caccare. L'ha detto anche il capo.
che si sarebbe presentato al tipo baffuto. Piacere, noi siamo gli organizzatori del matrimonio dei due piccioncini. Piccioncioni, almeno uno. Ci chiamiamo i Brudals. Ora che abbiamo il tesoro che ci serviva, possiamo continuare con i preparativi. Ma prima abbiamo ancora un compito da svolgere. Annientare un piccanaso come te. Cessi ambulanti con le gambe e i cappelli. Cavolo, mi sembra di combattere contro il mio armadietto. Sei un cavolo di guardaroba con le gambe. Solo che sei molto più brutto, cavolo. Il giro del cappello, aspetta. Glieli devo levare tutti. E uno, e due, e tre. E ora ti metto il mio. Bam! Ti ho fatto male. Dove sarà il coniglio? Qua. Secondo me è qua. Buttali assieme. Aia, mi ha fatto male. Chiamo la mamma. Ma mamma mia. Ok, buttiamolo ancora giù e saltiamolo in testa. Schiacciato. Inutile. Questo era quello più mongo, proprio uno dei fratellini, quelli che proprio tutti lo snobbavano e facevano bene, perché era il peggiore. Ragazzi, la sapete questo cos'è? Un palo elettrico. E io posso diventare una rete elettrica per poter andare fino alla città. Si va, ragazzi, si va in vacanza. Vacanza anticipata per Mario. Super Mario Odyssey, il mio gioco preferito, ragazzi. Perché non l'ho finito sto gioco? Io dovevo finirlo, era troppo bello. Perché ho smesso la serie? Ma rimediamo subito, ragazzi. Rimediamo subito. Lasciate un sacco di like per supportare. Iscrivetevi al primo e anche al secondo canale. Link in descrizione. Regno delle cascate. Ah, questo era bello. Lo finiamo oggi. Mamma, guardalo che fomentato. Mario, secondo me, comunque si crede chissà chi. Ma lui se lo può permettere. Cioè, ragazzi, un italiano così famoso. Dobbiamo essere orgogliosi. Proud Italian boys. C'è sempre una prima luna. E la luna di miele, però, se la fa la mia Peach, cavolo, quella traditrice. Che non dico cos'è, però è una trota. Che viaggio, pensavo che non ce l'avremmo fatta. E invece siamo arrivati tutti interi al regno delle cascate. Mi sono con la luna. Ok, ma in quest'area dovrebbe trovarsi l'antico vegliero volante. Andiamo a cercarlo. Sì, me lo dici così, vai. Cioè, Mario, arrangiati sempre così. Ma sì, comunque abbiamo fatto un check the point. Guarda che bello. Devo dire che Nintendo per questo gioco si è proprio impegnata. Oh, Donut, tutti miei. Allora, per prima cosa direi che dobbiamo raggiungere il cima della torre. Ora non mi ricordo benissimo che cavolo siete voi. Lontani. Statemi lontani. Uno, una due e una tre. Ecco, l'allegra compagnia deve svanire. Se passo io. Ah, me lo ricordo questo qui. Rompimi questa roccia, per favore. Vieni cagnoccio. Uff, uff. Vieni qua. Facciamo prima, cagnaccio. Ti prendo io il controllo. Bam. Facciamo così. Boink. Simpatico. Aspetta che mi devo ancora lanciare. Devo lanciarmi qua. E spam. È una delle prime lune. Oh, ninna nanna ninna. Oh, la luna mi mangerò. Vabbè, abbiamo fatto, datemela subito. La luna, la mia troca. Luna mia. Bene, e prendendo la luna, magicamente un masso cade per terra. Tutto nella norma. La multiluna in cima delle cascate. Oh, mamma mia, se è tic questa conigliozzola. Mamma mia. Conigliozza tic. Che fortuna. Ci sarà molto utile, visto che è in grado di far funzionare la nostra nave. Ne hai mai vista una prima d'ora? Ah, la nave di Mario, la nave dei sette regni, delle sette sfere, degli sette gatti, degli sette mari. Bene, eccola qui. Potremmo viaggiare con questa. Ah, eccola, è proprio lei la nave che stavamo cercando. Credevo che fosse in condizioni migliori, ma non disperiamoci. Sono sicuro che è ancora in grado di volare. Fidati di me. E allora mi fido. Vediamo se funziona. Lanciami su quel mappamondo. Wow. Sì, basta una luna. La sua energia è come un frullatore.
Solo che al posto della frutta ci butti le lune. Bene. Fa un po' cagare quella luna, ok. Non vuole partire? Immagino che abbia bisogno di più energia. Forse qui intorno potremo trovare altre lune. Dobbiamo trovarne 4 per far ripartire la rimpatriata bellissima. E allora ragazzi, voi mi avete chiamato, io arrivo. Fammi prendere però tutti i cuori del mondo. Oh, che dolci. Bene, 6 su 50. Qua posso andare anche sopra i pali. Mario, cioè ragazzi, elettricista pure. Non solo idraulico, è tutto sto uomo. Wow. Bene, 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 posso diventare un pappagallo? No. Cavolo, volevo dire. Mamma mia. Vabbè, 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 vabbè. E qui devo spaccare qualcos'altro, signor cane. Oh, cavolo, posso diventare quello gigante? Sì. Così rompo qua. Sboink. Bella. Aspetta che mi lancio anche addosso a papà. Doppio colpo. Che si fa? Non si sblocca un'altra luna? Lo sapevo, i miei istinti di idraulico me lo dicevano. Sapete come vi riparo il rubinetto? Ci inficco una luna su per il tubo. Accituba, guarda quanto è grande quel mostro. No, è vero. No, la parte più bella. Ragazzi, ragazzi, posso diventare il T-Rex con i baffi. Il T-Rex con i baffi. No, il T-Rex con i baffi. Posso scattare e spaccare tu. No, ragazzi, ma questo gioco meritava solo per questo. Ma stai scherzando? Posso agitare il Joy-Con anche per mangiare. Mangiamo tutto. Mamma mia. Oh, caspiterina. Troppo forte. Spacca tutto. Dammi il check at the point. Andatevene via tutti. Ah! Oh, caspita. Ho spaccato un muro giga enorme. Aiuto. Bellissimo. Vabbè. Ah, no. No, ma come? Vabbè, non ci credo che siamo caduti. Vabbè, ragazzi, proviamo ad andare qui. Il mondo 2D è diventato un altro Mario, ragazzi. Dovrebbero metterlo su Mario Maker. Cioè, vi immaginate Mario Maker con Mario Odyssey, l'espansione? Una così con i livelli tipo 3D? Secondo me sarebbe una ficata veramente unica. Dovrebbero aggiungerlo sui nuovi stili. Ma non si può avere tutta la vita, Maria. Vabbè, ok. Intanto prendo tutto da qui. Così possiamo tornare felicemente di sopra. Che bello. Dammi il check at the point. Scommetto che la vista da cima di quell'asta è spettacularis. È veramente spettacularis con un nuovo cuoris. Ma ora vinciamo in extremis. In extremis subito. Spaziamo. È difficile quando tutti rompono le balle. Oh, fatto il misfatto, ragazzi. Andiamo subito dalla Big Mama. Mi ricorda la Big Bopper Schwurster di Resident Evil 8. Ma questa è la Big Coniglia. Con tanto di cagnolino. Però me la ricordavo un po' più bella. È proprio orribile. Cosa? E così vorresti riparare il tuo catorcio volante? Che assurdità. Ti sembra che abbia voglia di regalare l'unica destra manca? Proprio a te poi. Avanzo di cibo da catenaccio. Ma ce l'hai tu un catenaccio? Oh cavolo. Stai lontano con Fido. Non mi fido di 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 Fido. Io. Allora speccalo. Mi devo togliere il cappello. E poi riprendermi il controllo. E ti specco la faccia. Così si fa. Dammi le tue lune. Dammi le tue lune. Cos'è questo? Cattivissimo attacco. Ma adesso ci penso io. Dammi cancabaia. A quanto pare. No, no, sei troppo stanca, dovevi far palestra. Chi fa la palestra si becca una palla in faccia e salta. Però la forza brutta ce l'ha. Anche la forza brutta. Un po' tutte e due. Allora, ritorniamo qui. Dai, dai, acchiappa Fido, acchiappa Fido. Acchiappa Fido. Sei tutta rossa, paonazza. E ora si fa il frappè. Frappè di coniglio, frappè di coniglio.
Godo come un 300 ricci. Oh, sì. Sì, i parenti storti di Bugs Bunny periranno uno dopo l'altro. Lo sentite il potere? Perché io riesco a sentirlo? Drogato di lune, non c'è altra spiegazione. Beh, voglio dire, siamo i migliori, siamo i più forti, siamo dei gabibbi ambulanti. Eh sì. Yappide! Evviva! Abbiamo trovato una multiluna! Ha l'energia di 3 lune e dovrebbe essere in grado di far partire la nave senza problemi. Hai capito? Vediamo se riusciamo a farla partire. Lanciami su quel mappamondo. Ci provo, Rino. Eila. Godi popolo. Frappè craftato. Sembra una big banana strana. Non sono lune, sono banane. Ok. Posso convivere dopo aver visto questo. Molto meglio, ora sì. La Odyssey è stata rimessa in funzione. Bene. Voglio dire, proprio ciò che volevo. E guardate quanto è grande il mondo di Mariuz. Eravamo all'arcipelago dei marittimi e ora si va nel deserto dei Gobbani. Va bene, ti nomino capitano di questa nave. Seleziona il regno delle sabbie per mia essere molimme che non si dica. Andiamo nel regno delle sabbie allora. Bello Piero. Oi. Oh. Alla ricerca del Mario incantato! Mi consenta di attivarle i motori a raggi ionici? Pure Capitan Schettino Marino! Eila! Guardalo! E fu così che si schiantarono 2 secondi dopo! Ah, sì. Beh, la principessa! È sempre la principessa. La voglia di principessa di Mario gli permette di fare delle cose assurde. I like the peach. Quindi, che ne pensi di questo berretto da capitano? Per me ti sta a pennello. Dunque, dove eravamo rimasti? E così quel mostro si chiama Bowser. Beh, grazie all'Odyssey, gli saremo le calcagne in un batter di ciglio. Mentre siamo in viaggio, perché non diamo una ripassata veloce a un paio di cose? Consiglio ai viaggiatori, schianto a te. Vuoi spaccare un blocco? Schiacciare un nemico? Spianare un dosso? Non c'è niente di meglio dello schianto a terra. Vabbè. Boring. Lo so già queste robe, grazie. Non ho bisogno. Vabbè. Cosa sappiamo del Regno delle Sabbie? Il nome è più che azzeccato, visto che il paese si trova nel deserto. E sembra che faccia anche un caldo torrido. A quanto pare ci sono delle rovine. Lì viene custodito persino il leggendario Anello dell'Unione. L'Anello dell'Unione. Che me l'abbia rubato quel mattacchione. Vabbè, riprenderò ciò che è mio. Ah, bene. Il Regno delle Sabbie è Tostalandia. Bello! Me lo ricordo questo. Questo è proprio... il regno mio, il regno più bello del mondo. La cima alla torre! E lì c'è una luna verde! Sono invidioso. Ora la voglio io. Ce l'abbiamo fatta, il viaggio inaugurale della Odyssey è stato un successo. Ma che freddo! E io che pensavo che le zone desertiche fossero calde, davvero? Cos'è quel bagliore in cima alla torre? Sbaglio una luna di energia. Vale di più! Beh ragatti, guardate, ci sono anche degli strani abitanti che... Maracas. Che fredda, si è ghiacciato tutto nel tempo di poco tempo. Andale, fredda, freddy, frezzo, pizza. Ho chiamato il taxi, refa, ma dove si sarà cacciato? Andale, il freddo arriva. E niente ragazzi, bello ma freschetto. Potremmo anche comprarci dei vestiti ragazzi per iniziare la serie inauguratamente. Dobbiamo subito comprare un bellissimo vestito.
Benvenuto, come te la passi? Devi sapere quando si parla di monete, la moneta, me le prendo tutte. Allora, vediamo cosa posso comprare. Mario in mutande. 1000 monete per le mutande. Cioè, veramente, io devo pagare per andare in mutande. Guardate che con il potere dell'immaginazione possiamo farlo lo stesso, eh. Mario mafioso. La uniforce di Mario mafioso. Ce l'ho già. Alla prossima. Non me la sono messa, però. Se voglio mettermela, devo andare nel Mariorino. Eccomi qua. Ehi là. Cioè, non lo so, ragazzi. Voi che dite? Così veramente non mi vedi. E qua c'è un cane. Guardalo. E vabbè. E finiamo così, ragazzi. Con il mio Dodge. Molto bello comunque. Per il resto veramente un gioco, uno dei più divertenti. Non me lo ricordavo così divertente. Mi sto veramente divertendo un botto. Poi per monete aggiuntive possiamo prendere queste qua sopra. I tacos. Mamma mia che fame mi è venuta ora. Mamma mia se voglio dei cavolo di... come si chiamano quelle... insomma le patatine... i tacosini là. Le patatine come si chiamano? Non mi vengono in mente. Non sono i tacos o sono i tacos? Mi pare che hanno un altro nome. Le tortillas, no, ecco. Vabbè, mi farò un sacco di tortillas, vado a comprarmele. Per il resto, ragazzi, questo era tutto per questo episodio di Mario Odyssey. Se lasciate un sacco di like, io e Mario vi salutiamo. Ciao, ragazzi.